Introducing Royal Caribbean's newest ship, Icon of the Seas, the ultimate family vacation. The ultimate six slides, eight neighborhoods, zero compromise vacation. The ultimate never done that can't wait to do it vacation. The ultimate chillin' by a different pool every day of the week vacation. This is the Icon of Vacations. Icon of the Seas. Arriving in 2024. Book today. Come seek the Royal Caribbean. Ship's Registry Bahamas. Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. Level up your listening with Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds and headphones, with immersive sound and world class noise cancellation for a not so silent night. Visit Bose.com slash Spotify to shop sound that's more than a present. Che tristezza, ragazzi! Che tristezza quando vengono a mancare certe sensibilità. Al di là del fatto che. Quando viene a mancare un ragazzo, è sempre una tragedia. È sempre un vuoto, chiunque tu sia, ovunque tu vada. E poi la tristezza maggiore arriva quando questo ragazzo che viene a mancare è capace di raccontarsi così. Cerco di essere tutto quello che posso. Ma a volte mi sento come se non fossi niente. Prego Dio, mi faccia essere un uomo migliore, perché un giorno forse mi batterò per qualcosa. Ringrazio Dio che mi ha reso parte del piano. Immagino di non aver passato tutto quell'inferno per niente. Faccio sempre cazzate, distruggo cose. Sembra che l'abbia perfezionato, ti offro il mio amore. Spero che tu la prenda come una medicina. Mi dici che non c'è nessuno meglio di me. Penso che ci sia meglio di me. Spero che tu veda il meglio in me. Finisco sempre per migliorarmi. Ecco. Queste sono parole tratte da l'ultimo singolo appena uscito di Juice Ward, come, come and Go, mi pare. È peso, è molto peso pensare che questo ragazzo che stava facendo un suo percorso per migliorarsi non ha avuto tempo, che questa volta la distruzione, l'autodistruzione di cui parla è stata definitiva. A cosa è servito tutto il successo così breve? A cosa serviranno dieci album postumi? A parte far arricchire queste, questi serpenti delle major che, almeno in questo caso, stanno rispettando un po' la volontà dell'autore, eh, per quanto riguarda lui, ma anche per quanto riguarda Pop Smoke, cosa che non hanno fatto con eh, XX Tentation, non, non, non c'è stato rispetto per lui. E nella pubblicazione di tutti quei lavori postumi ma a parte questo discorso che cosa ne è stato, che cosa ne è rimasto anche di persone come Lil Peep che è una delle storie più tristi veramente quella di Lil Peep è, è sempre triste quando muore un giovane ragazzo ma questi qui mi hanno cioè parlarne ti toglie tutto hanno dato molto ma insomma io voglio dire in questo podcast, per quel poco che posso dire, che non fatevi illudere ragazzi, non fatevi ingannare dalla favoletta, da quello che vedete, dagli effetti video, dall'editing, non fatevi ingannare da questa prospettiva. Non fatevi ingannare dal video cartoon di Juice Ward che combatte con i propri demoni perché combattere con i propri demoni non, non ha nulla di interessante. Devi farlo, devi farlo quando escono fuori, devi farlo. Ed è proprio questo che... Per questo che ci si droga. Perché non si ha voglia, ma solo che la droga li trasforma ancora più grandi. Tu inizi per annullarli e ti ritrovi in una stanza piena di mostri, piena di fantasmi, fino a che non sei tu a sparire, perché loro non se ne vanno. Loro se ne vanno solo se li conosci, se comunichi con loro, se ti rendi conto che non ci sono, è tutta una proiezione. Loro se ne vanno solo se ti fai aiutare, perché se sono tanti e tu sei uno solo, Forse da solo puoi non farcela, ma l'aiuto non è quello che ci mostrano, non è l'ostentazione, non è di certo il successo a placarli, Se, anzi, li ingrandisce ancora di più. Oggi con questo podcast voglio. Tendere un braccio alla solitudine, perché la solitudine. È la grande nemica di chi non sa ascoltarsi. E non si scappa. La si accetta, la si affronta, la si porta con sé. E poi si è pronti per il, pro per il prossimo, perché altrimenti si va sempre lì. Se tu cerchi gli altri solo per colmare la solitudine, se tu cerchi... Gli altri, solo, la droga solo per colmare la tristezza. È, è un pagliativo. Io voglio dire che bisogna avere forza, coraggio e avere voglia di esserci, di stare, di respirare, di vivere con quello che c'è. Siamo fatti per respirare aria, siamo fatti per eh, vivere di quello che la vita ci ha dato: il superuomo, eh, tutto quello che c'è dietro, eh, noi al centro del mondo. È tutto molto affascinante: l'estetismo, eh, l'esserci, il, il al volere di più, il dare di più. Io dico va tutto bene, l'essere umano deve sperimentarsi e se una condizione non ti piace eh, devi guardare oltre, ma c'è una cosa che non mi torna e non è solo eh, vedere questi ragazzi che corrono attorno a un burrone eh, con il desiderio inconscio di buttarsi giù, ma è che a me non, non mi colpisce più di tanto la morte di questi personaggi. A me mi colpisce la vita, la vita che ha narrato queste liriche, che è stata narrata da queste liriche, una vita che non è stata vita. Per questo dico non lasciatevi illudere, perché non è stata vita.